die when love has gone. I know you think you'd like to run away. Never die when all my words are falling. Ti ringrazio. Grazie a voi per avermi accettato l'invito di un caffè con. Prima domanda che faccio comunque a tutti gli ospiti: chi è Tony Sperandeo? Allora, innanzitutto non mi chiamo Tony, mi chiamo Gaetano. Ah, in arte? No, in arte, perché Gaetano, quando ero piccolo c'era il nonno Gaetano, il mio cugino Gaetano, Gaetano, Tano, Tanino, Tanuzzo, diciamo, lo differenziamo, lo chiamiamo Tony. Gaetano, però lo chiamano Tony. Chi è Tony? Tony, questa faccia così, è una faccia non tranquilla, dovrebbe essere, io sono uno sempre arrabbiato, uno pieno di carica, di adrenalina, sì. Però sono anche un fessacchiotto, sono un po' un buono, aggredisco per non essere aggredito, forse c'è anche una forma di timidezza, se vogliamo, anche. Pure che non ci, ha detto magari non ci chiede, ma è così, solo che quando si batte il ciak poi Tony Sperandeo diventa quello duro. Da quanto tempo che faccio questo lavoro? Che lavori, ecco, sì, fai l'attore? Da quasi 30 anni. Come cinema io ho cominciato nell'81 con Italiani, ho fatto Caos. Sì. Sono pure premiato a Venezia, c'era Frank Ingrassia, una bella esperienza, poi ho fatto tante altre cose. Ma già facevo cabaret, teatro, piccolo teatro di Palermo. Quindi ero già infarinato. Il cinema è tutta un'altra cosa. Ho fatto tante cose per il cinema, quello che mi appartiene, il cinema, la televisione, è quello dove mi sento più realizzato. Però non nascondo che ho fatto tutto, cabaret, teatro, presentature, cassetta musicale, io canto, tutto. C'è un personaggio che vorresti interpretare nella tua, così, nella tua vasta... Mi piacerebbe interpretare me stesso, sì. Però devo scrivere la storia perché io sono talmente complesso e contraddittorio con me stesso che prima devo riuscire a scrivere una bella sceneggiatura, certo. E poi interpretare se stesso non è tanto facile. La gente dice, ma tu sei così pure nello sketch, cioè nella vita. Nella vita, di tutti i giorni, grazie. Lei. Ecco qua, velocissimo il caffè qui a Napoli, E poi la cosa bella di Napoli è che grazie. Solo in questa città, che sì. È una tradizione, prima ti portano l'acqua senza chiederla. Ecco. Se tu a Roma o a Palermo, devi chiederla. Chiedimi, dai un bicchiere d'acqua. Cioè tu magari... So c'è un uomo per chi ci servia. Qua a Napoli invece è un'istituzione. Ti danno l'acqua perché l'acqua si deve bere così poi si gusta di più il caffè. Sì, questo sì. Quanti caffè prendi al giorno? Quando ero più giovane tantissimo, adesso 3-4. Ah, quindi comunque ti mantiene in una media. Perché non c'è un tempo, non ho il tempo di prendermi il caffè. Quanto lavora Tony Sperandeo? 12 ore al giorno, più poi quando arrivo a casa devo studiare. Quando lavoro, specie con la squadra, lavoro. Vorrei vederti Mi piacerebbe lavorare con Sky. Sky? Cosa vorresti fare per tutto, Sky? Tutto. Una trasmissione sportiva. Ah, ecco. Qual è la tua squadra del cuore? Beh. Indovina. Pavia. Quindi, insomma... Mi piacerebbe... Ecco, dimmi. Condurre una trasmissione, perché io quando lavoravo a Palermo, anche nel mio piccolo, facevo delle trasmissioni dove il conduttore ero io. Adesso ora sono un pazzo, fare tipo strisciano che... Sì. Allora, questa faccia così, non mi fanno fare... Però io vengo al cabaret, io farei pure ridere e poi fare delle trasmissioni interessanti, a parte Striscia, che è una cosa di colore, però cioè, fare delle trasmissioni dove tu potresti... Dove si possa parlare e dare un contributo a un'Italia dove ci sono tante cose che non vanno. Un'Italia che non c'è, no? L'isola che non c'è è a Sicilia, però c'è. Cioè, bravo, respira comunque. Però l'Italia non c'è. Poi sta cosa che abbiamo 2000 partiti, in tema della politica, 2000 partiti. E fanno io con le tre carte. Prima c'è la destra, non va bene, e poi anche la sinistra. Poi anche la sinistra e ne lamentiamo perché non c'è più la destra. Prima c'è lo centro e si è mangiato le tarte. Cioè, mettetevi d'accordo, a noi cittadini non ci interessa, fateci lavorare. Dobbiamo pagare le tasse per carità. Però non pensate a voi stessi, cerchiamo di crescere, cerchiamo... Di capire che chi vi vota ha bisogno di avere alle spalle delle persone che ci sappiano rappresentare. Devono comunque parlare. Non ci rappresenta nessuno. Non ci rappresenta nessuno. Special sud.
specie al sud, sempre questa differenza benedetta, chiamiamola così, tra nord, centro e sud, questa Italia. Forse perché è lunga, è uno stivale. Però sai, certo, uno stivale. Certo, ma voi siciliani siete arretrati di 20 anni. E dico, meno male, noi siamo in vantaggio su di voi. Perché se noi siamo arretrati 20 anni, vuol dire che noi abbiamo ancora quelle tradizioni, quelle cose che voi non avete più e che noi invece ce le teniamo strette. Certo. E che sono una cosa di vitale importanza per la famiglia, per i le valori, cose che, i valori che famiglia, noi, certo, che voi non avete più, invece noi ce l'abbiamo ancora. Questo sì, è vero. Io hai un carattere forte, molto, molto passionale, molto forte, molto passionale, sì, mediterraneo. Pure scemo. No, e ti vedo, io lo vedo in un classico personaggio, uno spadaccino, un bravo e buono uno spadaccino che però colpisce. È uno spadaccino incazzoso, che si incazza, però poi alla fine canchia bene un mordo. Certo. Di che segno sei? Toro. Ah beh, insomma. No, io poi non ci capisco assolutamente niente di segno, non ci credo. Tu di che segno sei? Io sono della Vergine. Ah beh, insomma, ci possiamo dare la mano. Perché tu che sei? Tu della Vergine. Della Vergine, sì. 18. Io ho 14. Settembre. Sì. Benissimo, quindi stiamo chiacchierando non più con caffè. Ti senti un po' messo da parte, però non. Perché ci unisce questo. No, perché il fatto del segno zodiacale. Io ci capisco niente dei segni. L'ultimo libro, quando hai tempo, Tony, l'ultimo libro che hai letto. Posso fare la pubblicità? Cioè, il mio nome è Caino. L'ho letto recentemente perché di Claudio Fava. Una cosa mi ha preso tantissimo, infatti sto scrivendo un testo teatrale, ho chiesto a buon Claudio se potevo appurparmi qualche idea del libro, una cosa fortissima. A me piace leggere le cose forti, anche perché essendo siciliano che ho convissuto, diciamo, quella terra dove ci sono tante cose che non vanno, la mafia c'è, certo, perché lo Stato lo permette, eccetera, eccetera. Allora mi piace leggere queste cose. E dovendo interpretare questi personaggi ti sentiresti più Caino o più Abele? No, senti, io per tanti anni ho fatto il mafioso, non sono presuntuoso, però la gente e il pubblico che lo decreta, tutti dicono che chi meglio di me può fare un mafioso, però me ne sia che nei cento passi, sì, facendo il cattivo, facendo il badalamento della situazione, il boss, e non sono un bello, sono un brutto che piace, ho vinto il Davide di Donatello. Bravo. Cioè, figurati se faceva, era Raul Bova che fa un bravo ed è bello, chissà che cosa avrei vinto. Però l'ho fatto bene. E io sono antimafia, io non accetto la mafia, non sopporto questa gente che macchia l'onore della Sicilia. Però lo so fare bene. La gente dice, mica sei bravo, cioè, ma che sei veramente mafioso. Però io adesso faccio un poliziotto con la squadra, ma ho fatto anche la scorta, altri film, sì, facendo l'ispettore, sì. Quindi dall'altra parte della barricata, un soldato dello Stato, lo faccio bene. Perché quando tu fai una cosa devi cercare di farla bene, altrimenti che attore sei? Leggi le stelle. Le stelle? Mm. Ce l'ho un minuto per raccontarti cosa ho scritto sulle stelle. Sì. Però devo fare anche un po' in dialetto. Sì, allora, cioè, guarda, senza saperlo io volevo proporti questa cosa. Allora, io quando era nico mi piaceva che me ne salivo sopra la montagna è Monte Pellegrino, che è il promontorio sulla città, e me ne stavo là sopra e guardavo le stelle, mi piaceva contarle le stelle, cominciava 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, poi bastava che chiudevo un attimo gli occhi e perdevo il conto, diceva, ma perché io devo contare le stelle? Le stelle sono assai, ma perché le contare? Allora io conto tutti i cristiani che ci sono nel mondo, tutti i cristiani, tutte le persone che io ho conosciuto. E cominciavo a pensare 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50. E poi mi perdevo, dicevo, ma come faccio a contare tutte le persone? Come faccio a contare tutti i cristiani che io conosco? Certo. I cristiani sono assai. Ma perché io conto le stelle? Ma perché io conto i cristiani? Forse perché ogni cristiano una stella, una stella, un cristiano una stella, come si dice, ogni cristiano ha la sua stella. Ecco, sì. Però se io volessi, di tutte quelle stelle, io ci posso dare il nome e cognome perché le conosco tutto, ma è un attimo, perché poi dico, ma perché io ci devo dare il nome e cognome a questo? Non ci bastano tutti il nome e cognome che ci sono nel mondo, pure il cielo deve incappare, pure lo deve incappare, no, il cielo bisogna lasciarlo pulito, bisogna lasciarlo così trasparente. Certo. Però io ho una stella sola, il nome e cognome io lo do.
e quella è Alessandra. La sensibilità esce sempre... Ma quella cosa l'ho scritta per lei. Bravo, bravo, quindi... Senti, vogliamo aggiungere qualche altra cosa a questa nostra serata, a questo nostro incontro? Io sono un antipersonaggio, io non sono uno che... Vi giuro, vi dico la verità, non è che ci siamo messi d'accordo di parlare prima che cosa ci dobbiamo dire. Mi è piaciuta questa cosa perché... Ho incontrato Maria Pena, sento, dice, no, parliamo, andiamo a braccio anche con il regista, andiamo a braccio, che così è meglio, perché quando tu ti prepari la cosa non è più verità, è tutta la cosa studiata, è tutta la cosa calcolata. E là non ti esce fuori invece la verità, la sincerità, la spontaneità. Bravo. Invece uno deve cercare di far capire al pubblico che uno può sbagliare, però chi sarà la cosa? Siamo così. Siamo così e basta. E sono contento di essere stato ospitato per un buon caffè, sono contento di aver parlato con voi, seguitemi dove mi potete seguire, speriamo di campare 100 anni, anzi 109, e che Dio ci protegga. Senti. Come dice Gerry Scotti, e Dio ti benedica. Certo, sempre. Senti, la produzione di Un Caffè Con ti ringrazia, però non termina qui. Ah, no? Durante la giornata ti senti più sole o più luna? Nessuno, tra i due, perché sto sempre a lavorare con bio niente. Me ne vado la mattina, stamattina sono andato alle 6, sono tornato al buio. No, è a secondo l'umore. Tu lo vedi più certe sole, volte sono luna. Più solare, certe volte sono più lunatico, certe volte sono in fuoco. Cambia. Ah, ecco, quindi cambia umore. No. Ma dovendo scegliere ti senti, devi scegliere. Mi piacerebbe di più sole, no? Più sole ti senti, quindi. Insomma, ti senti più sole, giusto? Mm. Allora, la produzione di Un Caffè Con ti omaggia appunto di un piccolo pensiero, se posso vuoi aprire, assolutamente è tuo. Mi inforco gli occhiali perché certo. Dopo i 40 anni l'occhiale se ne ammette. Ma poi tutti quei copioni che leggi, devi imparare a memoria, è chiaro, vediamo che cosa c'è, è una sorpresa, insomma, spero carina. No, c'era amica Dimitri, famosissima in tutto Benissimo, il mondo, questa... ti omaggia veramente di questo sole, come sei solare tu. Grazie. Sei vero? Sei pieno di energia. E che c'è? La luna. Ma ha fatto buco. Ok, sei solare. Perché sono solare, ma certe volte sono lunatico. Siccome mi piace, mi tutte e due. Poi che ne pensate? Però io volevo anche fare un po' di pubblicità al nostro regista, Gianni Petrezzo, che mi ha omaggiato prima di venire qua a prenderci un caffè con voi, di questo DVD. Perché lui, ho detto, ma perché non mi invita la prossima volta? Mi fa fare un film con te, dice, lui mi ha permesso di sì. Abbi pazienza. Casomai ve lo faccio sapere che dice bugia, ma tu devi ringraziare anche? Io sì, devo ringraziare non solo te per aver partecipato a Un Caffè Con, ma il regista Gianni Petrizzo, l'operatore Gerry Giaccia e assistente al programma Fabiana Esposito. Di cuore veramente ti ringraziamo, grazie. Un in bocca al lupo, grazie. In bocca al lupo a voi. Grazie.